il gioco di Futurama! Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Futurama, il videogioco. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'ala destra, oggi invece il chiostro del tempio. Probabilmente, spero anche, sarà l'ultima parte con l'ela, credo, qua nel sole almeno. Tutti i miei circuiti, da lunedì al venerdì alle 2, sempre su TV Robot. Il chiostro del tempio. E dai, la morte non è poi così male. Ma anche le altre volte laggava così tanto sto gioco? Beh, finché questi si fanno facili saltellando, va bene così, detto sinceramente. Me ne sbatto anche le balle. Le pillole sanno di caramelle. O le caramelle sanno di pillole. Forse ti stanno drogando, Lela, chi lo sa. Aspetta, c'è una combinazione per caso? Sembrerebbe di sì. Ma qual è l'ordine? Da qui verso di là o da là verso di qua? Io proverei da qua, quindi il sole dei Teletubbies, la G, l'occhio di Mike Wazowski e la luna. Ok, sole dei Teletubbies, eccolo qua. Proviamo, se no è il verso contrario. Morti ai vivi! Ovviamente, guarda, lo sapevo. Ah, quindi non è il sole dei Teletubbies il primo. Allora, luna, occhio, G e sole Teletubbies. Luna, occhio, G, sole Teletubbies. Qui. Perfetto. È che se non ti dicono qual è l'ordine non è facile da capire, ovviamente. E lì c'è un necromante. Qua dentro c'era qualcosa? Sì, c'era qualcosa. Meno male che sono entrato. Anche le cure, ottimo. Vabbè, tanto non mi servivano. Però è le mio, cariche... tutto mio! Tutto quello che vuoi, Lela. Le cariche saranno utili. Le cariche ci saranno utili. Che bella ripresa proprio del culo. Proprio letteralmente. Ah, le mie ossa scricchiolano. Sei morto di nuovo. Lo sapevo, guarda che questo. Vieni qua. Allora, una carica ce la teniamo. Ma tu sei vivo? Stavo dicendo, una carica la teniamo nel caso arrivi qualche nemico grosso, brutto, cattivo. O quello esplosivo, che è anche peggio. Ok, con calma. Che meraviglia. Facciamo... che meraviglia. Facciamo le cose con un attimo e dovuta calma. Certo però, lui può prendermi attraverso il muro. Io non posso prenderlo. Molto giusto. E che palle però. Tutta sta gente. E quando mai ti pareva che non c'era quello esplosivo? Vabbè, ascolta, prima di avvicinarmi finisco il giro e vediamo che cosa non vedo che cosa possiamo fare. Anche perché ci sono delle... le leve sono abbassate. Stavo dicendo, ci sono delle leve, magari si apre qualcosa. Invece no, è già tutto aperto. Probabilmente l'hanno tirate giù loro le leve, forse. Non ci giurerei. Perché mi sembra di aver visto un simbolo adesso su quella porta. Credo, aspetta. Controlliamo subito. Comunque... Dio mio. Comunque nelle scorse... Mi sarà di grande aiuto. Sta telecamera di merda. Devo ricordarmelo che con questo schivo... Devo ricordarmelo. Dio mio, la telecamera di sto gioco, veramente. Che problemi hanno avuto nella creazione di sto gioco? Che problemi hanno avuto nel creare tutta sta roba? Guarda. Ok, grazie della carica. Ne ho proprio bisogno perché adesso probabilmente... Anzi, sai cosa? Non la spreco contro il tizio esplosivo. Fanculo, mi esploda addosso. Tanto ci sono cure qua. È pieno di cure, voglio dire. Sti cazzi. Allora, questi me li prendo.
E andiamo a farci esplodere addosso il tizio. Ah, però aspetta, non ho preso anche queste casse. Guarda quante cure. Meno male che non scompaiono, tra l'altro. E meno male che è il tizio mio, esplosivo. Tutto mio! Tutto quello che vuoi. Il tizio esplosivo non sciotta. Per carità, fa un sacco di danno. Ah, le mie ossa scricchiolano. Ovviamente. Ce n'è un altro. Vabbè, dai. Ecco fatto. Uno, due. E ce n'era una anche qua. Perfetto, arrivo. Vedi, a sto punto. Ancora. Ma quanta gente esplosiva c'è? A meno che non ci sia un necromante che li sta rievocando. No, forse. Caramelline. Forse erano solo due tizi esplosivi e basta. Cazzo, i tizi esplosivi qua sono pericolosissimi. Che piedoni. Ti sei visto? Sei tutto pelle e ossa. Anzi, ehi, dacci un taglio. Sono solo ossa. L'avrei potuto fare con un ecco qua. Solo. Sì, certo. Come no, Lela. Ma pensa un po', le leve si sono rialzate tutte. Ok, sì. Quindi, ah, beh certo, ci sono anche queste due di porte. Ok. Non vedo. Allora, dammi tutto, grazie. Anche da questo lato. Allora, spero solo che non riappaiano i nemici adesso. Cioè, nel senso che adesso che scendono non riappaiono. Allora, la G, sole, luna. Allora, G, sole, luna. Un quadrato con un cerchio, uno scudo e l'occhio di Mike Wazowski. Allora, G, sole e luna. Iniziamo da questi. G, sole e luna. Questi sono gli ultimi due, ok. G, sole, luna. G, sole, luna. G, sole e luna. Ok. Allora, tu. G, sole. E mi sa che era sopra il sole. Luna è qui, perfetto. Qua c'è il cerchio. E qua c'è Mike Wazowski, ok. Sole e luna. Quindi prendiamo questo qua. Dove sei? Non vedo. Sole e la luna è di sotto. Poi dopo quadrato, scudo e occhio. Quadrato, scudo, occhio. Quadrato, scudo e occhio. Devo ripeterle perché sennò poi me le dimentico le cose. Quadrato, scudo e occhio. Questo. Quadrato, scudo, non vedo un cazzo. Quadrato, scudo e occhio di Mike Wazowski. Quadrato, lo scudo di sopra e l'occhio e invece è qua giù. Perfetto, sto arrivando. Andiamo ad aprire la penultima. Lo scudo. Qua, qua. E infine Mike Wazowski. Arrivo Mike. Sei tu giusto? Non vedo. Sì, eccolo qua. Mike Wazowski. Perfetto. È stato semplice. Oh, e vai. Tizi con la mazza chiodata. Ok, uno è rimasto lì e mi va bene. Altra gente in arrivo? Probabilmente sì. Dove sono queste porte? Ah, eccole. Dovrei occuparmi prima del tizio? No, entriamo. Oh, Cristo. Quanto odio sto cazzo di gioco e la sua telecamera merdosa. La odio sta telecamera. Io, credetemi, ci sto mettendo ormai tutto l'impegno possibile per finirlo sto gioco. Anche perché ormai l'abbiamo iniziato e sembrava stesse scendendo. E voglio finirlo. Fantastico. E abbiamo preso tutti i mordocchi. E mi sa che abbiamo finito il livello. Può essere. 50 precisi, 2 nemici rimasti e 4 mordicchi. A meno che dentro non ci sia una boss fight. Ehi, vieni qua. Sei finito, io sono un osso duro. È un osso duro lui. A meno che dentro non ci sia una boss fight senza prendere oggetti. Che il potere del viola. Mi sembra quasi assurdo. Però è probabile. Credo che forse abbiamo finito il livello. Forse. Sì.
stavolta completo al 100%. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!